Salve a tutti. Allora, ho detto che farò qualche video e questo mi è venuto in mente, mi è venuta la voglia di farlo perché è una questione che mi riguarda molto. Bonucci al Milan per 45 milioni più Romagnoli e De Sciglio. Allora, iniziamo dall'offerta 45 milioni. Fanno valutare il loro portiere, manco fosse Neuer, fanno valutare 80 milioni, comunque un giocatore giovane, buono, erede, tipo fu quel che cazzo è il due, però comunque sono sempre 80 milioni. E poi chi abbiamo? Abbiamo Romagnoli, che farebbe la panchina a 3 su 5 difensori della Juventus, ovvero Barzagli, Chiellini e Rugani. Do cazzo lo metti Romagnoli? Ma questo non giocherà manco contro il Parma se risale in Serie A tra un anno, due anni, cioè che cazzo? Cioè, poi devi pensare, nel 2018 c'è Caldara. E che cazzo lo fa giocare a Romagnoli? Poi De Sciglio. De Sciglio forse già ci sta, perché comunque lui è nel mirino della Juventus. Cioè comunque potrebbe venire. Marotta potrebbe dire: oh, ma questo è gratis, ce lo danno gratis. Oh, buono. Forse. E uno. Due. Bonucci. Ma come cazzo fai ad andare al Milan? Cioè, quelli vogliono arrivare a terzo, quarto posto. Poi se Dio la manna buona, vogliono andare a primo, vogliono vincere il campionato. Cioè, cazzo! Noi stiamo con quattro gambe, quarti di finale. Ma questo dico anche le statistiche, fate una statistica, la Juve è già ai quarti di finale. No? Capito? C'è differenza a livello di progetto. E poi che cazzo fai al Milan pure tu, no? Cioè, adesso mi appello un attimo a Fassone e Mirabelli. Quanto cazzo di soldi ci dovessi dare a Bonucci? A Donnarumma, porca puttana, gli hai dato 6 milioni. E a Bonucci quanto cazzo gli devi dare? Gli devi dare il patrimonio, gli devi dare tutti i soldi che c'ha Young Kong Lee. Cioè, che cazzo, minimo 10 milioni gli devi dare. Pensa che Donnarumma quando se ne andrà dal Milan, il Real Madrid, il Barcellona, che se c'è cazzo è, magari pure la Juve, ci darà 12 milioni, 15 milioni, ma almeno il doppio. E poi no, un po' di rispetto per la squadra che ti ha fatto crescere, Bonu, pure al tuo procuratore. Cioè, Lucci sta a fare fortuna solo perché la Juve ha fatto diventare forte a Bonucci. Quante cappellate ha fatto, porca puttana, Juve Canada sarai, che ci ha fatto perdere la qualificazione, siamo andati in Europa League, stavamo a vincere tutti, siamo arrivati contro il Benfica, abbiamo pareggiato alla fine. Come cazzo si fa a pareggiare contro il Benfica più brutto degli ultimi 20 anni, porca troia, mamma mia. Sono salito sopra, mi sono messo a piangere quando mi sono reso conto che avevamo pareggiato contro il Benfica, avevamo perso il passaggio per la finale, ma addirittura al Juventus Stadium, che sai che godute se ci andavo, porca puttana, dai cazzo, come si fa? Come cazzo si fa? Cioè, io non lo so, porca puttana. Cioè, Lucci, fatti un po' i cazzi. Due Bonucci, dice a Lucci: uè, bello, io voglio rimanere qua, mi ritiro qua, mi faccio carriera qua, mi danno 5 milioni all'anno, sto bene, cazzo di Dio. Se vuoi il rinnovo, ti damo 7 milioni, tanto ti damo a Higuain, ti damo a Dybala, perché non li potremo dare a te. È questo, aiuto, questo qua. Perciò, Lucci, fatti un po' i cazzi tuoi, hashtag Lucci, fatti i cazzi tuoi, non rompe le palle. Gianluca Di Marzio, non pubblicare più ste cazzo di notizie su quel porco di Lucci che fa ste trattative di merda contro il Milan, con il Milan. Pensate poi che c'è un fratello milanista e quando fanno le partite segna Bonucci, come cazzo gode lui e come cazzo soffro io poi. Ovviamente non è niente di ufficiale, però la trattativa c'è, se lo dicono mezzo mondo la trattativa c'è, porca puttana. Una notizia buona e una cattiva, anzi una notizia buona e due cattive, perché pure Chic, porca puttana, c'hai problemi al cuore, dillo prima. Porca Eva, no, ha fatto degli esami di, cioè delle visite di idoneità a Comune da Ferrere e spero che sia andato tutto bene. Probabilmente dopo, quando mi collegherò al sito di Gianluca Di Marzio, è andato tutto bene stasera, ufficiale, Chic, maglia, numero, quel che cazzo la vuole lui. Però per favore, Bonu, un po' di cose, vattene all'estero, se te ne devi andare vattene all'estero, tanto oramai abbiamo fatto comunque considerazione sulla cessione di Dani Alves, facciamo pure a te, che te devo dire, ma vattene al Chelsea, no, perché ci sta quel porco di Antonio Conte, meglio di no, però vattene a City, vattene a Unai, vattene a un cazzo vuoi tu, stanno tante squadre che vogliono andare alla Champions, tu vai al Milan, non ti permettere mai più. Quindi signori, non tengo più la voce,
Ci vediamo al prossimo video. Spero che Bonucci non va al Milan. Hashtag Ducci, fate i cazzi tuoi. E ciao a tutti. Ciao belli.